5 volte, no? Te, sia qui che qui, ovviamente. Ah, bellissimo. E anche qui, ovviamente, al contrario, giusto? Bene, bene. Ci siamo. Allora io ho 8 ingressi e un'uscita. Ok? E quindi adesso fare un quarto di test. E se sei H, E come come lo fai? fai? Ti Sono occupa. video 3. Video 3. Allora. Sei redondi, intanto, quindi. Il 2, il 3, il 4, il 14, il 15, il 17 e il 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, la prima volta che alimentiamo un pezzo di sto coso, tra Stiamo l'altro. alimentando, sì, un pezzo del General Electric in un certo senso. L'idea è di testare la logica di queste porte, che sono dei Come chip con faccio? delle porte, quindi noi li pilotiamo con Raspberry e vediamo che cosa esce. Non era intuito. Entra roba, escono cose e vediamo roba bella. Mi sembra che uno era per direction output, però non sono sicuro. Switch, plus. Stiamo testando le schede, guarda, sono code S. Abbiamo del siglame. Allora, ne hai scelta una che avevamo sul posto buono oppure ne hai scelta sì, sul una? posto buono 3. Abbiamo chip 1N8 e 27 4N2. e poi input. Questa è una, a quanto pare, una siglatura Olivetti. Abbiamo scoperto che sono quasi compatibili con questi, perché qui abbiamo dei pin inutilizzati su questa che dovrebbe essere una 7430, ma adesso la proveremo con questo oggetto, Vale. con questa magia Raspberry. Sto mettendo tutto a... No, basta metterne uno a uno in Grazie ad realtà. essi. E poi posso Essi. fare un cut. Allora, qui io posso cambiare il valore di tutti i GPIO. Devi mettere tutti a uno Facciamo per avere uno, for giusto? i in... sì, attenzione, for i in 2, 3, 4, 5, 15, 17, 18 e 27. Do. Ecco, Echo 1, in sys class GPIO, dollaro dollaro... i Grazie, slash value. 2,2. Grazie. E quindi? Mi sembra di metterti dollaro i in una virgoletta doppia. L'ottimo problema delle virgole. Già. No, perché c'è un GPIO 5 che Ah, non quindi non conosce. esiste. Mettine uno solo a Se ne zero. metto uno solo a 0, quindi faccio echo 0 in GPIO 2 value e faccio cut, valore va a 0. Quindi sta funzionando. Se faccio echo 1 di nuovo e faccio cut, il valore va a 1. Quindi la logica di questa scheda sta funzionando. Ora posso farlo, questo qui lo metto in un test, chiaramente così lo ripetiamo tutte le volte, in 3 righe di bash. Sì, non ho capito che test stai facendo. Sto Sto mettendo a testando, uno sto mettendo a 1 tutti gli 8 input di qua, di quella quindi porta devi avere logica. una, della, C'è una 8 NOR, una 1N8, Quindi ok? una NAND NAND out ingresso, ingress, se metti tutti a 1 deve diventare 0 l'uscita. Esatto, perché poi dopo all'uscita di questo va in cascata sull'altro NAND a due porte, in cui c'è solo una porta attaccata, quindi viene usato come NOT e viene negato il valore. Per cui qualsiasi valore io di qualsiasi GPIO metto a 1, per esempio adesso Lui gli ti dà metto, uno. esatto, cioè se qualsiasi, se c'è 1,0 va a 0 di qualsiasi di questi, diventa un NAND a 8 porte, diventa un AND a 8 porte, perché è un Sì. NAND a 8 porte con Negato. un NOT davanti. Quindi se adesso faccio, adesso ho un valore 1, no? E metto, che ne so, il valore 0 sul GPIO 27, che è l'ultimo valore, e faccio cut, dovrebbe andare a zero, infatti è così. E infatti per testare tutti i valori devo rimettere per esempio il 27 a 1, e vedi che qua adesso diventa 1, e Perché ce posso l'hai doppia uno? abbassare per esempio un altro, cioè il 17, Certo. ok? Adesso diventa di nuovo 0. E Ma ovviamente guardiamo. devo loopare su tutti i pin per tutti i circuiti. Ma Adesso guardiamo faccio lo anche. schema a sto punto. Sì. Ed ecco lo schema, abbiamo gli ingressi, abbiamo questa porta con uno dei due fluttanti, Che diventa una notte. quindi qua arrivano tutti zeri, no, sì, Se arrivano scusate. tutti. Zeri dovrei avere qua un 1. Dobbiamo fare Esatto, la quindi diventa controprova. uno. Quindi 0. Sì. Ne avevamo una che presumevamo guasta. Però se Proviamola. arriva un Bisogna vedere se 1, è il chip che stiamo testando Ah. quello se che arriva guasta. un 1 qualsiasi,
o diversi uni, esatto, qui va a 0, cioè a 1. Esatto. Stiamo collegando tutto per testare qualsiasi scheda comandando se i pin sono input o output dal software. Con due Raspberry. Con due Raspberry. Che devono poi parlarsi. Sì, sì, sì. Ci sarà dirsi, un master, dirsi le cose. Come funziona questa cosa del master-slave? Con un grande sistema di specchi e leve. E giusto per dare un contesto su ciò che stiamo facendo, stiamo cercando di debuggare questa, che è la CPU di questo computer, che è un General Electric GE120, datato all'incirca nel 1970. Come? Marchiato anche Honeywell. Sì, perché le schede sono Olivetti, che poi ha venduto alla General Electric, che poi ha venduto alla Honeywell, che poi ha venduto alla Bull, che non si capisce un cacchio, e quindi troviamo Honeywell, Bull, Olivetti e General Electric scritti un po' in giro. Queste sono le schede della CPU. La CPU è solo questo armadio. Memorie a nuclei magnetici, schede. Questa CPU viene alimentata attraverso una morsettiera da questi alimentatori giganteschi, che sono questi due armadi, sono uno e due, che però almeno in questa fase noi non utilizzeremo, oddio, non riusciremo sicuramente a breve ad accendere la CPU, che poi va collegata alla console che è qui attraverso cavi, ma comunque stiamo cominciando a testare le singole schede. Dopodiché comunque questa macchina ha un sacco di periferiche, tra cui lettori di nastri, oggettistica, lì c'è un altro lettore di nastri, qua c'è una perforatrice di schede, questa è un'unità disco, i dischi sono questi. E poi cosa abbiamo? Questa è la console di sistema, che ora è ricoperta di manualistica con i suoi interruttori, tra cui vorrei segnalare il tasto stock e il tasto papa. E poi abbiamo un'altra unità disk drive con un disk pack. Abbiamo questo wing, e sinceramente non mi ricordo cos'è, ma fa cose. Questa simpatica stampante, simpatica e meravigliosa stampante del peso di circa 18 tonnellate. E questo, signori, è il General Electric GE120. Abbiamo parti spare, non sappiamo di cosa, ma fortunatamente abbiamo tutti i manuali di questa macchina qui al MIAI di Cosenza. Abbiamo altre periferiche, abbiamo delle telescriventi Teletype, abbiamo lettori e perforatori di nastri carta, abbiamo programmi su schede perforate di vario tipo, tra cui programmi di test, altri programmi su schede perforate qui, abbiamo parti di ricambio, abbiamo parti che vanno poi montate nel sistema. Questo è un ordinatore di carte, questo è un armadio con dentro una radio, parte di un'installazione che è stata fatta tempo fa. Questo è un altro lettore di nastri magnetici, eccolo qua, con la sua unità di controllo. Una cosa interessante di questi sistemi è che molte parti hanno dei contatori delle ore di utilizzo, ad esempio sull'alimentatore. Ecco, questa è una Teletype come quella di prima che sta là sopra, ma è montata nel case Olivetti General Electric. E qui abbiamo il contatore delle ore, 21.865, e poi qua sono i decimi di ora, e qui infatti vedete General Electric, e nel frattempo qua continuano a cablare il nostro sistema di test per le singole schede, non queste, queste sono analogiche, ma quelle digitali che vogliamo provare. Allora sono accesi. È già una buona cosa. Vedi, tutti i pin. E abbiamo tutti i abbiamo pin. Tutti i pin che ci servono. Abbiamo tutti i pin ripetuti nelle stesse posizioni sulla video 3 per la colonna di destra e la video 4 per la colonna di sinistra. Video 3 e video 4 sono i due Raspberry. Esatto. Abbiamo questa che comanda tutti gli output di destra, input output di destra, e questa che comanda quelli di sinistra.
La cosa che ci serve adesso è sulla video 4 di i primi 10 GPIO, i primi 8 GPIO, di metterli in direzione out. Quindi faccio echo out. E stavolta in sysclass GPIO dollaro i. Così praticamente stiamo dicendo che i primi 8 pin della scheda di sinistra, perché quella chiamata video out, sono in output. Ok. Uh-huh. Allo stesso modo sulla scheda di destra devo fare echo e prendere l'output, stavolta è sul pin 11, quindi facciamo diventare il GPIO 11 di questa scheda di destra un output, un input no, giusto? Siamo capaci di leggere il valore della, uh-huh, dell'output del, sì, di quel sistema che stavamo testando. Quindi se io vado su video 4 e faccio di nuovo questa for, stavolta però faccio echo 1 e invece di direction ci metto value. Li metti tutti a 1. Esatto, li metto tutti con valore 1, li alzo tutti. E a questo punto dovrebbe, se è funzionato tutto per bene, se faccio cut, venire fuori 1. Infatti è così. Pom pom. Abbiamo fatto uno script per testare il singolo componente, la singola scheda, 40V si chiama, 40V, dove facciamo praticamente, settiamo tutti i GPIO, dopodiché li accendiamo tutti gli input di un chip, ci assicuriamo che il risultato sia true, sia 1, che è quello che ci aspettiamo, visto che deve fare l'end di tutti quanti. Dopodiché spegniamo uno per uno tutti gli ingressi, uh-huh, uno alla volta, tenendo gli altri tutti accesi, e ci assicuriamo che in questo caso il test restituisca uno 0. E poi alla fine, se tutto va bene, stampiamo test ok. Se adesso lo lanciamo con la 40V collegata, a parte questi errori che adesso sì, all'inizializzazione, ma lui fa tutti i test che deve fare e alla fine stampa test ok, che vuol dire che la scheda è stata validata e tutta la logica funziona. Adesso bisogna fare sulla U32, quindi sull'altra scheda, sì? Sull'altra scheda, uh-huh. Beh, attenzione perché questa è mista, c'è solo un input sull'altra scheda, un input del NAND, ok, sì. Che è la U32 pin 1. Pin 1. Il resto sono tutti sulla 31, però. Ok, quindi dobbiamo mettere il pin 1 dell'altra scheda in, esatto, output. Devi anche mettere il numero 15 in output, perché è l'output dell'altro NAND. Ok, in input nel mio caso, quindi. Sì, scusa, sì, al contrario. Questo, poi faccio ecco in 24, sì. 12, dopo ancora. Ok. 13. Ah. Uh-huh. 14? Uh-huh. 15? È un po' tardino. Si è rotto qualcosa nel tempo. E fa un po' caldino. Il giorno dopo, poiché decedemmo essendo deceduti, già. Abbiamo. Allora, fammi capire la corrispondenza tra i pin di quel connettore, i pin del Raspberry e quello che c'è scritto qui. Vediamo. Qua partiamo dalla descrizione, comunque dal disegno della scheda. 40V. Questo 40V che è quella, okay, che stiamo e noi abbiamo là. La scheda che è codesta. No, non eccola qua. Codesta. Non è codesta. Eccola la 40V che è displayata qua e, uh-huh, abbiamo U6, U5, U8 e U7. Ok. No? Quindi questo qua lo sappiamo. Ok. A questo, U8. Ci abbiamo una tabella di riferimento qua. Certo, perché non potevano fare le cose semplici. Chiaramente. Quindi tu, per esempio, vogliamo sapere che cazzo è U6, lo vai a trovare in questo simbolo. Dice U6, certo, riferimento 9. Cioè, potevano 9. Scrivere qua che c'è un mare di spazio. No, devi andarti a vedere l'altra tabella. Non 9. La pagina dopo, la pagina dopo ancora. E quindi vai e a quindi cercare qua il 9. Vai in riferimento 9. E c'è la descrizione, quad, che quad ovviamente è differente dalla serigrafia che ci avete sui cose. Perché non sennò, c'è la serigrafia, ecco. Non c'è proprio. Però ti dice quad, quindi 4 dual input 2 NAND N, quindi 4N2 ha un senso, abbiamo detto. Sì, quindi comunque riesci a capire un attimino dalla serigrafia quello che è. Quindi una volta trovato il riferimento c'hai quello che sia, okay, il codice quello. Che non ci interessa, e la quantità se e vuoi giusto cross-checkare. Una volta che c'è tutte queste informazioni, ora, nello diagramma logico abbiamo questi tipo di schemi. Abbiamo questi enormi numeri che non significano niente. I numeri non ho capito che cazzo siano, però
Abbiamo nell'angoletto abbiamo il riferimento il numero del chip, quindi questo qua è U8, questo è U6, U5, U7, eccetera eccetera. Abbiamo questi ingressi marchiati U32 e U31, che sono, adesso non ricordo qual è U32 sempre e U31. Con la U, quindi giusto per far confondere, certamente, connettore con numero del chip, per certamente, creare confusione, certamente, quindi non so qual è U31 e U32, ma sono questi due. Con il loro numero di pin, i pin sono comunque segnati qua, sono, c'è del sì, i numerini qui, si vedono i pin. Qual è U? Non si capisce, lo sa lui che sta scrivendo il codice per testare. Qual è U? Allora, io vi sto contando da destra verso sinistra. Ah, proprio già ce l'hai al contrario rispetto a noi, quello, perché ce l'hai con la faccia sotto. Sì, esatto, quindi per guardando la faccia della cintura, quindi questo qui è 32 o 31? Quello a destra è il, guardandolo così, questo è il... Perché mi hai fatto questa domanda difficile? Ci vuole più caffè! Esatto. Ok, il 31 è a sinistra e il 32 è a destra. Quindi il 31 è... la sinistra è questa, giusto? Sì, sì, sì. Quindi il 31 è questo. E il 32 è quell'altro. Quindi il 32 è dove c'è la scritta... JC Zinco. E il 31 è quello dove non c'è la scritta Zinco, che tu non vedi perché ci hai messo il connettore, sti cazzi. Esatto. Che perché sei zinco ionito. Esatto. Ora quindi abbiamo i pin. Ora pin 1, pin 16, poi, 15, sì, 14, 3. È molto simile. E poi sono in moderne, ordine, no? Sulla Raspberry Pi, di come compaiono in ordine sulla Raspberry Pi. Che è un... putanaio. Un troiaio di Wojtyla. Un troiaio, però li stiamo rinominando in maniera che non ci si confonde o ci si confonde GPIO 2 meno. GPIO 2 è il primo, GPIO 3 è il secondo, GPIO 14 è il terzo. Perché su Raspberry Pi sono fatti... sono fatti male. A CDC. Cioè, non è che li mettevano tutti in fila, no. No, quindi sarà questo è il primo, GPIO 2, poi GPIO 3... 4, 14, 15, 17, 18, 27, 22, 23, 24, 10, 9 e 25. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eccetera. Sì, e ne abbiamo 15 in tutto, quindi l'ultimo che siamo è GPIO 11. Ok, e questi 15 pin sono numerati dall'1 al 16, saltando l'8. Perché l'8 è il VCC, e infatti lo vedi perché ha la pista più larga qui. Oh, ok. Sì, il signor anche qua, se vedi, ma salta l'8. Salta sempre l'8. Ma dici cosa hai scoperto su questi manuali? Il sacro graal della diagnostica. E sarebbe? Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Norme d'uso per apparecchiatura piova plastilina. Cazzo, comunque è esso. E noi ci siamo chiesti, ma noi ce l'abbiamo questa apparecchiatura? Ma io veramente non l'ho mai vista. Pam, pam. Ta-dan! Ed eccola qua, l'apparecchiatura prova piastre. Tu prendi la piastra, la ficchi, poi prendi un'altra strana piastra metallica, che è la diagnostica che andiamo a trovare in questi cassetti. Ed ecco le piastre per provare le piastre. Abbiamo questi strani oggetti di metallo, dove qui abbiamo il numero della scheda. È la nomenclatura della scheda. Esatto, e questa è la programmazione della macchina di test che sta lì, che permette di testare appunto le piastre, è una cosa bellissima. Quindi abbiamo anche il macchinario per provare le piastre. Ora qua non so più come metterle a posto. Quindi il prossimo passo potrebbe essere quello di restaurare la macchina prova piastre, che stavamo cercando di vedere. Tu, se hai bisogno di double check, fai nulla. Eccola la macchina prova piastre, contiene delle piastre. Come faremo a provare le piastre della macchina prova piastre? Avremo bisogno di una prova piastre. E dato che questo tester legge queste schede di metallo, che contengono esattamente lo stesso tipo di pattern di test che abbiamo codato, cosa stiamo facendo? Stiamo codando queste schede in un corrispondente grid di uni e zeri, in modo che noi, digitalizzando a mano purtroppo questi pezzi di metallo sonante, possiamo far leggere al programmino il test per la scheda. Scusami. Come se fosse.
come se fosse Antani. E questo sarà il programmino che legge il file che contiene quelle schede. E creerà la situazione di test per testare quelle schede. Allora, spiegaci che cosa è stato fatto finalmente. C'è un nuovo modo per testare queste schede logiche che parte dal discorso che ognuna di queste è associata a una scheda di test fatta così. Questa non è, questa è quella di testa, va bene, comunque basta tradurre questo schema di punzonatura su un file di configurazione come questo 40b.conf che mappa direttamente i pin come, come sono gli input e gli output che vanno impostati e che ci si aspetta dalla scheda. Poi infiliamo la scheda nel testbed, così possiamo lanciare il test con il file di configurazione che corrisponde a questa scheda, e il test a questo punto parte e comanda le due Raspberry che spostano i pin e fa tutti i test linea per linea, e se la scheda è buona sta facendo riga per riga, esatto, e se il test è successful si stappa la birra. Quindi la posizione 11 è 1-0. Posizione 11 è 1-0. Posizione 12 è 1-0. Poi? Poi tutti 1 fino a posizione 25. E la 25 è 1-0? 25 è 1-0, 26 è 1-0, 27 è 1-0 e poi 3 uni. Ci devono essere 3 uni. Ok. Poi la riga 4. Sono quasi tutti uni o sono quasi tutti 0? Sono quasi tutti uni. E allora mi faccio tutta una riga di uni. Qui abbiamo lo schema delle schede, le posizioni delle schede sulla CPU e poi abbiamo capito che gli integrati sono questi e abbiamo i compatibili TTL, tranne questo che non esiste, un doppio OR gate a 4 ingressi l'uno, 4 XOR, gli XOR a 4 ingressi non esistono, se si dovesse rompere dovremmo usare due 74-86 cablati insieme, montando insieme tre porte XOR a due ingressi in cascata, eccetera, eccetera. 13-0 come sopra. 13-0. Queste sono schede testate. E qui estrazione del tango. Stiamo sventrando la CPU per testare le schede. E qui abbiamo queste splendide valigette contenenti le schede, schede per testare schede, sono schede di test per testare le schede. Come?